Chi sei tu? Dinosauro? Come? Io sono il dinosauro? Chi sono io? E non parli più? Adesso che ho messo la fotocamera non parli più. Non sono un dinosauro, io sono una mamma. Buongiorno, buongiorno a tutti con questa faccia pietosa. La mamma di Vito si trucca un po' perché stamattina sembra uno spaventapasseri. È vero? No, adesso mi devo truccare. Dammi il tempo di truccare che poi dobbiamo scendere. Dobbiamo andare dalla nonna. E poi la mamma va a lavorare alle 3. Faccio un trucco veloce perché la mattina vado sempre di fretta, quindi mescolo il fondotinta chiaro a quello scuro e poi in questa zona vado a mettere il fondotinta più chiaro. Che faccio? Il video, poi lo pubblico. No, non schiacciare. E poi se ne va, non possiamo più registrare. Comunque a breve arriveranno anche make-up tutorial e niente, la postazione è sempre quella. Ho acquistato un telone bellissimo. Senti, mamma. E terrò quello, lo vedrete nel prossimo video, veramente è bello. No, amo, non si può toccare. Ehi. E come fai a toccare l'orologio, scusa? È alto, non si arriva. E niente, volevo dirvi che comunque stiamo vedendo. No, non si arriva. Mettili in fila i dinosauri, un attimo solo, perché altrimenti non riesco a parlare e chi lui parla sopra di me. Eh sì, ma non si tocca, sta troppo sopra. Vai, senti, vai a prendere i dinosauri e mettili tutti in fila, che sono tutti amici, tutti, tutti. Vai, che sei bravo, dai, fammi vedere come li metti in fila. Stavo dicendo, e la voce se ne va. Vabbè, comunque stiamo avendo problemi in questa casa di muffa. Non so come liberarmene perché la muffa è assolutamente odiosa per il fatto che la trovo ovunque. Io ho la veranda, come sapete, ed è bruttissima perché si crea la condensa e tutto. E non si tocca quello, che il signore si arrabbia, dai. E no, è fuori. Metti in fila i dinosauri. Dicevo, è una casa infestata, io dico sempre, infestata da muffa per il fatto che purtroppo la trovo nella veranda. E vai, vai, la trovo nella veranda, la trovo ovunque. Nello scolapiatti addirittura, e questa cosa non l'accetto assolutamente. E ho tolto tutto con lo spray, anche nel bagno, il bagno del... Ed eccomi qua. E niente, prima stavo parlando, ma mio figlio non mi dava la possibilità per via del fatto che parlava sempre. Quindi ho deciso di stoppare il video. Mi sono preparata, siamo scesi e siamo venuti qui dalla nonna, ovvero da mia madre.
E niente, vi stavo dicendo che comunque la mia casa per me è infestata da muffa. In effetti sto usando uno spray, ovvero lo spray Faberlic, e sembra che faccia effetto, però dopo questo spray comunque ci vuole la pittura. Ci vuole la pittura, ovvero la pittura antimuffa, però se questa casa è proprio infestata, sicuramente non risolverà nulla. Io ci spero perché altrimenti purtroppo dovremmo cambiare casa perché comunque per via della muffa vengono le allergie, vengono tante cose e in effetti il piccino non so se è dovuto perché mangia roba dolce o altro, ma ha prurito alle gambe. E io mi sveglio con il naso pieno pieno e devo soffiarmi assolutamente. E quindi vorrei risolvere questa cosa perché comunque io in questa casa mi trovo bene, mi piace, l'ho aggiustata come voglio io, ancora è da finire perché devo mettere lampadari e altre cose. E vedremo più in là. Quindi rimane un punto interrogativo poter rimanere in questa casa anche perché se nuoce gravemente alla salute la muffa, comunque non voglio mettere a rischio soprattutto mio figlio. Perché noi magari ci potremmo arrangiare, però mio figlio è piccolo e quindi ovviamente sono una mamma e ci tengo alla sua salute. Anche perché ha fatto la muffa fuori allo scaffale, ovvero lo scaffale che vi ho fatto vedere. Per chi mi segue e ha visto i miei video, comunque ho dovuto cambiare tutti i pannelli per via della muffa che si era formata proprio sotto. Oltre quello, la veranda è piena di muffa e oltre questo anche il mobiletto nuovo del bagno dietro, ma nello scolapiatti proprio ho detto no, non è possibile perché è una cosa assolutamente schifosa. È difficile liberarsi di questa bruttissima muffa, quindi vedremo più in là. Tutto starà a decidere dopo. Oggi è una giornata comunque tranquilla, qui c'è la mia piccina piccolino, mi dai un bacio amore, tu mi ami, io ti amo tanto. E oggi è giornata tranquilla, odio questi capelli, vabbè comunque li sto curando e speriamo che si riprendano subito, ho preso altre extension che poi vi farò vedere. E oggi è giornata tranquilla, io comunque vado a lavorare, quindi mangio da mia madre e poi, oh, ma quanto amore! Ma quanto amore, quanto c'è bello. E, dicevo, sto qui e poi vado a lavorare. Poi vado a lavorare e giornata tranquilla perché poi vado a casa. Niente di che, non faremo niente di che. E niente, ci vediamo dopo. E niente. Fatemi sapere voi che video preferite vedere, che video vi piacciono, non so, ditemi voi. Io avevo pensato di fare sempre vlog e a parte questo vorrei fare anche qualche video tutorial di qualche tecnica di make-up perché ci sono tantissime tecniche di make-up. Quindi fatemi sapere voi. Ovviamente per lo spettatore comunque deve essere un piacere vedere i video, quindi qualche consiglio non fa male. Raga, oggi è un nuovo giorno, infatti ho un altro trucco, non ho le ciglia. E non ho registrato ieri perché comunque ero stanca e sinceramente non ho avuto il tempo. Volevo un consiglio per questo corridoio qui. Siccome ho messo questo quadro qui, non lo so, non ho idea di cosa mettere diciamo, per non renderlo tanto vuoto, siccome è molto stretto. Non lo so, volevo mettere qualcosa, ma non so cosa. Ho pensato anche di comprare delle piante e da mettere negli angoli, però c'ho il gatto, quindi è una cosa un po' problematica perché già la pianta del basilico me l'ha fatta fuori. Guarda, guarda. Ah, non vi ho fatto vedere, ho fatto il mio portazucchero in fimo. Ho fatto il cannuolo, il cornetto, il labbrioscia pan di stelle e un biscottino così e niente, l'ho decorato perché era un po' bruttino e devo ancora finirlo devo decorarlo anche sotto. È una cosa simpatica. E poi ho fatto questa tazza qui,
con la mamma e il figlio che si abbracciano. È veramente bella. E la devo finire anche questa qui perché io passo la vernice e li lucido. E niente, consigliatemi voi per questo corridoio perché non ho idea. Devo ancora comprare comunque il lampadario, quindi vedremo un po' cosa fare. Questo? Bello! Dai, Visto? Questo è il gallo e questi sono i coniglietti con la caruta. Hai non visto? riusciamo? Vai, vediamo. Una ritira. Ti do una mano? Di qua sotto. Ah, è attaccato. Aspetta. Aspetta, se no lo rompi. Tira. Aspetta. Ciao. E mangiare. Va, sta tremendo, ma all'occhio di occhio. Belli, ti piacciono? Sono piccolini, sono belli. Questi sono i coniglietti di Pasqua.